Brahms. Che spettacolo! Dal 1 agosto all'Università degli Studi di Teramo. Scontro ad alta quota al comunale di Cerreto Desi. Fabriano Cerreto e Atletico Gallo col Bordolo si sfidano in 90 minuti, nei quali la favorita designata in estate e la rivelazione più bella del girone d'andata potranno confermare il folgorante inizio di stagione. Arbitra De Vito di Napoli, assistito da Grieco e Pace. I locali iniziano col piede sull'acceleratore. Al terzo minuto, Iacchetta ruba palla a Thomas Paoli, verticalizzazione per Pier Gallini e Baccaglia si rifugia in angolo. I locali restano in pressione. Al quinto minuto Bartoli si libera alla grande delle marcature e fornisce un gran pallone a Girolamini, che però cerca l'assist invece di tentare il tiro. I rossoblù chiudono di nuovo in angolo. Il Gallo inizia a farsi vedere in avanti, senza che tuttavia le iniziative di Bartolini e Tonucci creino grattacapi a Rossi. Così Fabriano Cerreto può infilarsi nei primi spazi concessi, come al 23esimo. In uscita dalla fase difensiva, Iacchetta trova Tittarelli. Il centravanti, ex Marina, con un'azione di strapotere fisico, semina gli avversari sulla destra e viene atterrato da Andrea Nobili. De Vito non ha dubbi e concede il rigore ai padroni di casa. Sul dischetto va il capitano, Emiliano Bartoli, destro ad incrociare ed 1-0 per il Fabriano Cerreto. La squadra di Spurriforotti non si accontenta e prosegue nel suo monologo, confermandosi al 30esimo letale sui calci piazzati. Bartoli stavolta fornisce l'assist, la testata vincente dell'ultimo arrivato, Tommaso Colombaretti, che raddoppia per i suoi e certifica una prima mezz'ora da grande squadra del Fabriano Cerreto. Al 32esimo, sul piede incandescente quest'oggi di Bartoli, c'è la posizione del possibile tris, ma Baccaglia devia sopra la traversa. I padroni di casa continuano a strappare applausi al proprio pubblico in un primo tempo sontuoso, per ritmo, intensità e qualità probabilmente il migliore visto fin qui in casa. Nella ripresa però la musica cambia, il Gallo si propone con più convinzione nei primi minuti e al minuto 8 ha l'occasione più nitida per accorciare le distanze. Trama palla a terra di qualità dei ragazzi di Mariotti, che innescano il destro di Tonucci, botta secca di incrociare e Colombaretti stavolta il gol lo salva. I rossoblù ci credono e si fanno pericolosi anche al 13esimo, quando sugli sviluppi di un corner Andrea Nobili chiama il 18enne Rossi all'intervento di pugno. Il Fabriano Cerreto sonnecchia rispetto al sontuoso primo tempo e lascia spazi al Gallo, che al 20esimo costringe la paratona a Rossi. Savelli scivola, Tonucci alla porta davanti, ma il classe 98 non fa rimpiangere Spitoni e di piede chiude la porta. I padroni di casa tornano a graffiare nelle ripartenze. Al 25esimo azione da manuale con Iacchetta che scappa e mette un pallone col contagiri a Pier Gallini, sinistro del capocannoniere, e Baccaglia ci mette i pugni. Sulla ribattuta c'è di nuovo Iacchetta che al volo fa partire un tiro potente che si schianta sul palo alla sinistra del portiere rossoblù. Il Gallo però vede premiare il suo secondo tempo di spessore con la rete che al 32esimo riapre i giochi. La retroguardia biancorossonera non è reprensibile. Thomas Paoli assiste Bartolini che corona una prestazione importante con la rete del 2-1. Spurriforotti si copre e inserisce Boinega nella difesa a 5 degli ultimi 10 minuti, ma l'inerzia è tutta nelle mani degli ospiti, che pervengono al pareggio al 40esimo. Il non entrato Vegliò, la cui posizione di partenza è contestata dai locali, di sinistro mette sotto la traversa e impatta in 8 minuti il risultato. Il Gallo ora ci crede e tenta addirittura il colpo. Al 46esimo serve un'altra respinta di Rossi per negare a Thomas Paoli un rocambolesco 2-3. Fabriano Cerreto perde l'occasione della fuga, mentre l'Atletico Gallo si conferma una realtà e non più una sorpresa. A Cerreto Desi, fra Fabriano Cerreto e Atletico Gallo col Bordolo, termina 2-2.